Ben ritrovati negli studi di Verona Network, nuovo appuntamento con Verona Siamo a Noi, rivestita d'estate, parchi, piscine, centri termali. Oggi a farci compagnia Luca Carrara, benvenuto, Grazie, grazie di direttore avermi. generale di Terme della Valpolicella, se non che di Hotel Villa 40. Parliamo di centro termale, Luca. Sì. Cinque piscine interne, una piscina esterna attrezzata di ombrelloni e lettini. Certo. Un meraviglioso parco, mi hai descritto un paradiso terrestre. sì, effettivamente Villa 40 e Terme della Valpolicella ha un'offerta veramente diversificata sia per l'utilizzo diciamo invernale sia estivo. Le piscine interne, le cinque piscine interne danno la possibilità di utilizzare gli spazi in maniera a 360 gradi, perché sia per attività diciamo ludiche sia per attività di relax. Nelle varie piscine, le varie piscine vengono utilizzate per scopi diversi. Quindi abbiamo una 25 metri, una semilimpionica dove facciamo la maggioranza dei corsi di nuoto, abbiamo circa 550 e più, anzi, abbonati tra bambini e E adulti adulti? di tutte le età, che seguono i nostri corsi di nuoto. Abbiamo degli istruttori molto bravi, molto preparati. Ormai abbiamo bambini che ci seguono da quando erano infanti a teenager e ne siamo molto orgogliosi. E poi invece ci sono anche le piscine, diciamo, per l'attività relax, quindi con gli idromassaggi, con l'aromaterapia, e anche una piscina, dedicata, alle cure termali vere e proprie, perché è importante da dire Terme che della Valpolicella, quindi, esatto. e a completare la sfera del benessere anche una spa e un centro medico. Sì, infatti il centro medico è appunto funzionale ai trattamenti termali, perché la nostra acqua salsobromo iodica è stata certificata appunto dal Ministero della Sanità, quindi facciamo tuttora trattamenti di balneoterapia, e principalmente per la cura delle malattie dermatologiche e per la riabilitazione funzionale. Mentre la spa, che è anche a livello geografico nella stessa zona del centro medico, viene utilizzata principalmente per il relax, a tutto tondo. Lì abbiamo docce emozionali, saune, idromassaggi, percorso Kneipp, la grotta del freddo a meno 15 per avere lo shock termico dalla Preferisco il sauna. caldo. Immagino, ma quindi abbiamo insomma veramente un'offerta completa. Ecco, poi ricordiamo che oltre ai corsi di cui ci hai già parlato per i bambini, addirittura per l'infante, perché iniziate già con l'acqua contact, i primi contatti con l'acqua nei primi mesi di vita. Esatto, questo è un particolare molto apprezzato, appunto è dedicato agli infanti dai 0 ai 12 mesi, e quindi si sfrutta, diciamo, il momento del bagnetto, per far prendere confidenza al bambino con l'acqua e quindi a mettere la testa sotto acqua le prime volte, eccetera, eccetera, per appunto prepararlo al futuro. E poi c'è questa iniziativa della mattina alle terme che dà la possibilità, inclusa nel biglietto, di usufruire delle attività del giorno. Sì, è così, vogliamo così incentivare l'utilizzo delle piscine interne prevalentemente durante la mattina, appunto regalando a tutti gli effetti nel biglietto di ingresso normale delle attività che vengono svolte giornalmente durante il periodo mattutino, variano di giorno in giorno e chi entra può usufruirne gratuitamente. E poi una chicca dedicata alla donna che si sposa. Per l'addio al nubilato ci sono dei pacchetti appositamente studiati in versione VIP e glamour. Ci vuoi spiegare di che cosa si Sì, tratta?
Sì, gli addi al nubilato sono un segmento di mercato, devo dire, che abbiamo aggredito già da qualche anno, ci ha dato soddisfazioni, quindi in questi ultimi paio d'anni abbiamo sviluppato questi due pacchetti dedicati proprio a questa tipologia di eventi, il VIP e il Glamour, dove nel VIP si fa un corso di make up, quindi tutte le partecipanti fanno in cerchio questo corso di make up, un automassaggio poi finale con le creme della vinoterapia e naturalmente l'accesso giornaliero alla Day Spa, un aperitivo di benvenuto, insomma le coccoliamo non poco. Che dire, buon divertimento ai veronesi che verranno a trovarvi, ricordiamo anzi dove allora, raggiungervi? Ci potete raggiungere a Pescantina, in via Ospedaletto 57, appunto dove c'è Villa 40, ma sulla sinistra dell'entrata principale di Villa 40 si può accedere direttamente all'entrata e quindi alla reception di Terme della Valpolicella e anche del centro medico Spa Clinic. Perfetto, io ti faccio un in bocca al lupo per tutte queste attività. Grazie, che gestisci. E noi invece vi ringraziamo e vi auguriamo una buonissima serata.